Ciao ragazzi, sono l'Elfo e questo è il mio Rap and Grab per rapadvisor.it. Mamma mia, mi fa tornare nei vecchi tempi delle sale giochi. 8. Enzi o Clementino? Ragazzi, ma c'è... Che domanda da pezzi di merda è come dire mamma o papà? Tutti e due sono nel mio cuore, rapper storici, freestyler storici che seguivo da bambino, quindi entrambi, sia mamma che papà. Mamma, è un macello. Non ci voglio credere. Maledetto. Niente ragazzi, assurdo. Ma addirittura l'ho distrutta, non funziona più ragazzi. Oh. Ragazzi, assurda questa cosa. Allora, 15. Qual è stato il momento più divertente nella realizzazione di Vangelo secondo Luca? Ragazzi, non c'è stato un cazzo di divertente. Cioè, ogni traccia è stata sofferta. Ogni traccia è cruda, sia quando è triste, sia quando è un pezzo rap cattivo. Il disco ha avuto tantissimo lavoro dietro, davvero. A parte me, che ho scritto testi che ho dovuto interpretare, che ho cercato di curare. Anche l'aspetto magari dei ritornelli che prima io non curavo molto. Cioè è da un po' di anni che ora ho cercato di sforzarmi per trovare il mio ambiente anche nei ritornelli. E quindi no, è stato un lavorone, niente di divertente, però niente. Comunque sono veramente scarso a questo gioco. Ah mamma mia, ora che ho parlato ne ho prese due. Ok, 7 e 14. Andiamo prima con la 7. È vero che non guardi film. No vabbè, cioè li guardo, però non sono un appassionato di film, nel senso preferisco molto di più magari accendere la PlayStation e giocare, devo mettere un videogioco. Non sono un tipo da Netflix, non sono un tipo che ha voglia di un film. Però sì, sono un essere umano anch'io, ogni tanto li vedo, ah, mi piace anche andare al cinema, eccetera, eccetera. Però non sono un feticista dei film, ecco. Quello è più mio padre in realtà. Che c'era la 14. Le barre e le rime sono ancora la cosa più importante nel rap? Non lo so, ma sono ancora la cosa più importante per me. Poi quello non lo so, per gli altri. Ora per com'è poggiata, guarda, non entra. Vediamo. No, entra perché scherzavo. 5. Che aspettative hai da questo album? Nonostante io sia un artista Universal, non ho delle aspettative perché so benissimo di non essere quel tipo di personaggio che può puntare a fare tanti numeri. Nel senso, mi spiego meglio, so benissimo che la musica che faccio io è un po' per intenditori, diciamo, è più di nicchia, no? È più per i feticisti del rap, per la gente che ama ancora appunto le barre, le rime e il rap fondamentalmente. Quindi non ho grosso, cioè, non lo so ragazzi, spero che vada bene. Non so che, spero che vada bene e basta, non ne parliamo. Mando un grandissimo saluto ai ragazzi di rapadvisor.it, grazie per avermi portato indietro nel tempo con questa macchinetta. Ero scarso ai tempi e lo sono anche ora. Grazie mille.